Buongiorno a tutti, io sono Sean e questo è Salt, il canale che tratta soprattutto di sport ma anche altri argomenti interessanti. Oggi vi porterò a fare un po' di trekking lungo la penisola sorrentina. Andremo da Nerano a Punta Campanella, che è la punta estrema della penisola di fronte a Capri. Il mio compagno di trekking Gaetano ci presterà il dito per indicare il percorso lungo la mappa. Ah, finalmente! Ci illustri la baia davanti a noi? Beh, qui sotto c'è Marina del Cantone. E come si dice in portoghese? Marini do Cantão. E poi le isole davanti a noi che sono? Dunque, le isole in, davanti in a inglese noi... e in italiano, naturalmente. Allora, io te lo dico anche in greco. Le Sirenuse, o perlomeno questo è il nome originale, sono li Galli. E quindi li Galli, traducibile con the Cocks. Cox Island. E invece Nerano per cosa è conosciuta? Nerano per la pasta alla Nerano, credo zucchine fatte non so come, con una bella strigliata di parmigiano. No, problema del Monaco. Allora bocciato. mi confermo la mia ignoranza. Promosso per la storia e l'etimologia. Grazie. Gaetano, com'è stata la strada da Jeranto a questo sentiero? Beh, intanto la strada è il termine più sbagliato, era un percorso da fare e l'abbiamo fatto noi con le nostre ciambate sostanzialmente. Quindi un fuoripista? La strada io non c'era, un fuoripistissimo. Tosto, eh? Sì, da Capri. Quindi era proprio un piccolo tratto in salita che ci ha portato fino alla pineta di San Costanzo. Fatto in fuoripista, ma veramente tostarello. Sì, siamo tutti come un po' graffiatelli lazzariati per via degli arbusti che ci hanno un po' graffiato, ma comunque fa parte del gioco. Come sempre, guardare bene dove si mettono i piedi, perché se cadete su questi percorsi scordatevi di risalire, è andata. Questa visione di Capri è impareggiabile. Ci sono due piantine che sono state piantate a febbraio 2020. Una è un rosmarino e l'altra è un convolvolo, e sono rispettivamente per il signor Franco Esposito e Livio Russo, quindi li ricordiamo qui con rispetto. Ce l'abbiamo fatta a vedere Capri, Punta Campanella, il faro. Ora siamo al rientro, è una strada in salita ben più impegnativa. Thank you.
l'abbiamo fatta alla chiesetta di San Costanzo. Abbiamo incontrato questi amici della GS Amoruso, team di mountain bike di Caserta, quindi saluti sportivi. Ciao! Ciao. L'acqua è finita, sogniamo litri e litri di granita con il limoncello. Abbiamo appena scoperto che l'erba tagliata, tipo paglia, può essere molto molto scivolosa in discesa. Gaetano, è vero che questo è un sentiero per trekker alle primissime armi? Sì, questo è il primo livello. Se non lo superi, qua rimani. Mano a mano che scendiamo, le temperature sono cambiate. Siamo all'ombra, non siamo più battuti e picchiati dal sole e le temperature sono diventate rinfrescanti. Sentieri di montagna al mare, tempo di rilassarsi per noi. Un saluto, se vi è piaciuto il video, per piacere iscrivetevi al canale. Ciao!